amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi volevo mostrare questi bellissimi chiudi pacco, oppure possono andare bene per metterle sull'albero di Natale come fossero delle palline. Guardate quanto sono belle. Vi farò vedere sia come realizzare queste che quest'altre, dove potete personalizzarle con del nome e quindi metterle sopra a un pacchettino tipo questo. Così la persona che le riceverà potrà poi utilizzarle per metterle sull'albero di Natale o decorare la propria casa. Ma come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Allora, come prima cosa, ovviamente dobbiamo intelaiare il nostro telaio. Lo stabilizzatore che ho utilizzato, lo stabilizzatore classico di carta. Vado ad inserire quindi il telaio qui alla macchina. Ok, abbasso il piedino. Allora, adesso andrò a fare intanto un giro per farci vedere poi dove dobbiamo posizionare i nostri pezzi di tessuto. Io utilizzerò questi che sono di panno Lenci, quindi partiamo e adesso si farà quindi il contorno. Una volta che ha terminato tutto il contorno, dobbiamo andarlo a ricoprire i vari contorni con i pezzi di panno Lenci che abbiamo appunto deciso di mettere. Ovviamente il panno Lenci deve coprire interamente lo spazio appunto del il contorno. Ok, adesso un'altra cosa che dobbiamo fare è rifare il contorno. Siccome che questo file non ha da rifar fare di nuovo il contorno a questo punto, cosa facciamo? Andiamo qui, diciamo meno un passaggio, quindi ritorniamo al passaggio che abbiamo appena fatto. Abbassiamo il piedino e adesso andrà a rifare il contorno, quindi che aveva già fatto prima sul nostro telaio, lo andrà a rifare sopra al panno Lenci. Ovviamente prestiamo attenzione mentre lo fa, in modo che così siamo attenti, insomma, che prende tutto il panno Lenci. Terminati i contorni, adesso andiamo e gli facciamo fare invece tutto il ricamo riguardo tutti i riempimenti, quindi gli abbellimenti dei nostri decori dell'albero. Adesso
Siccome bisogna rifare i contorni quindi delle nostre palline, adesso vado a mettere lo stesso colore del panno Lenci. Per esempio, come prima cosa è la renna, lo vediamo dal nostro schemino, e andrò a mettere quindi questo colore che è uguale a quello del panno Lenci. E farò così per tutti quanti, quindi cambierò il colore in base al colore del panno Lenci. Adesso che abbiamo terminato il nostro lavoro, leviamo il telaio. Ok, e andiamo a staccare i nostri lavori. Poi con delle forbici andremo a ritagliare tutto il contorno, ma lasciando mezzo centimetro tutto intorno. Questo è panno Lenci, quindi non ci sono problemi, non si sfilaccia. Ed eccoli qui, guardate quanto sono carucci. Dietro sono così, ovviamente bisogna ripulirli bene da tutti gli eventuali fili. Adesso per attaccarli vi faccio vedere io come faccio. Ah, prendiamone uno. Poi ho questa che fa i buchi, lo metto qui, faccio un buco qui, insomma, piuttosto centrale. In questo modo, ok. E poi da questo piccolo buchino ci metto il nastro, quindi ci faccio interrare il nastro così. Vedo più o meno una lunghezza che posso poi appenderla all'albero di Natale e farci anche un piccolo fiocchetto e taglio. E ripeto questa operazione ovviamente a tutti quanti. Se non avete questa per fare i buchi, potete anche utilizzare semplicemente la punta, così piano piano, insomma, la punta di una forbice, la allargate un pochino, ecco qua, e il buchino è fatto. Quindi, come potete vedere, è semplicissima l'operazione. Come prima vado a inserire il mio nastro. Se non riesco, mi aiuto un qualcosa, va bene anche questo, così, ok. E poi taglio. Vedete? È bello lo stesso. Adesso invece vi voglio far vedere un altro tipo, sempre di pallina da mettere sull'albero di Natale o da utilizzare ovviamente come decoro per la casa o anche per chiudere i pacchi. Allora, ho sempre messo il mio stabilizzatore di carta sul telaio, quindi dopo aver intelaiato metto ovviamente la mia carta, il mio telaio qui.
Adesso gli faccio fare il primo giro per vedere poi dove posizionare quindi il mio panno lenci. Adesso che ci abbiamo segnato quindi il contorno, andremo a poggiare il nostro panno lenci su questo contorno. Centriamolo per bene, in modo che siamo sicuri. Ok, che venga messo. Poi, andando qui, torniamo indietro di uno perché dobbiamo fargli fare di nuovo il contorno. Ok, e quindi adesso gli facciamo fare un altro giro. Bene, adesso quello che dobbiamo andare a fare è tagliare il contorno, quindi stacchiamo il nostro telaio e utilizzando queste forbici, come vi avevo fatto vedere già altre volte, andiamo e tagliamo piano piano così tutto il contorno. Allora, cercate di tagliare il più vicino possibile alla cucitura perché così poi uscirà un lavoro sicuramente più pulito. Quindi rimettiamo adesso. Ok. E adesso andiamo, tanto ci serve il bianco, quindi andiamo e continuiamo con tutto il ricamo, quindi dell'omino di neve, che è il primo che andrà a fare. Terminato. Eccolo qua. Guardate quanto è carino. Adesso andrò a fare tutti gli altri e poi vi farò vedere una volta terminati come escono. Terrà questi, io ho anche creato alcuni con dei nomi. Quindi che cosa ho fatto? Ho eliminato l'interno della pallina. E a posto del soggetto che vedete qui, tipo Babbo Natale, la renna, il pinguino, eccetera, l'ho eliminato e sono andata a scriverci il nome. Questa potrebbe essere anche un'idea, è come chiudipacco, in modo che così lo mettete poi sopra al pacchetto e sapete a chi deve essere destinato quel pacco. E in più, poi la persona che riceve il pacco avrà una pallina, quindi un decoro per l'albero di Natale. Ok, quindi adesso proseguo con gli altri. Li faccio fare sempre quindi prima il contorno e poi andrò a mettere il mio quadrato di panno lenci sopra a quel contorno che adesso sta facendo. Mettiamo il panno lenci e adesso torniamo indietro di uno così che ci rifà il contorno sopra al panno lenci.
lo seguo con tutti gli altri soggetti e poi ci vediamo quando le ho terminati. E il lavoro è terminato. Adesso lo stacchiamo. Qua. Il lavoro è terminato. Vi piace? Guardate quanto sono belli, io li trovo favolosi. Questi vanno benissimo, quindi sia per metterli sull'albero che anche per chiudere i pacchetti. Adesso andrò a smontare il telaio, ovviamente, a staccarli dallo stabilizzatore e poi ripulirli da qui dietro da tutti questi fili. A fine video vi lascerò delle foto così che potete vedere poi come è il risultato sia sull'albero che sul pacchetto. Bene, amici, e con questo concludiamo anche questo video. Spero che questa idea vi possa piacere. Se vi è piaciuto, mettete un bel like. Se volete, potete anche condividere il video così da far crescere il canale. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina così da avere altri video tipo questi. Per dubbi, domande, scrivetemi e io vi risponderò. Ciao, al prossimo video!